E qui in piazza Ciullo questa mattina il movimento ecclesiale carmelitano organizza un'esposizione di manufatti per il Natale missionario. Vediamo qui da vicino, guardate un po'. È concentrata su cosa deve comprare. Ecco qui, lei è la responsabile di questa attività? La comunità di Alcamo, veramente questa è una delle nostre attività che facciamo per il... che abbiamo un po' in tutte le mondo. La signora Daniela Pirrello, sì. Ma sono tutti fatti da voi questi? I lavori sono tutti fatti da noi, sì, da amiche che partecipano al movimento. Si avvicini, ecco, così vediamo da vicino, ecco, grazie. Ma è anche da gente che, conoscendo la nostra, diciamo, particolare propensione per le missioni, ha deciso di collaborare con noi partecipando in secondo piano, ma nel donarci tante. Queste in pasta fimo le faccio dare un po' fatte in mano, tutte decorate, guardando l'espressione dei Gesù, Giuseppe, Maria, si vede effettivamente quanta passione e quanto amore ci sia nel realizzare questi oggettini, che poi vengono ovviamente tutti dati in beneficenza per la raccolta. Bene, bene, beneficenza per particolari progetti che già avete individuato. Ovviamente il Ecclesiale Carmelitano sparsi nel mondo, nel Libano, molto a cuore in questo momento al movimento sta un progetto che si sta realizzando in America Centrale, con le città di Dio, dove stanno realizzando queste città per permettere in Colombia la gente che ha grandi difficoltà di vivere, di poter proprio sostenersi, avere una città dove poter vivere. E un altro progetto importante è sempre nell'America Centrale, per realizzare delle aziende dove insegnano ai ragazzi nel coltivare la terra, proprio partendo dalla nostra terra madre, e poter insegnare loro come poter meglio organizzare delle aziende dal punto di vista ortofrutticolo, ma anche ora dal punto di vista del latticini, organizzare delle imprese proprio che permettano loro di rendersi autonomi e poter avere un sostentamento per vivere. Questa vendita benefica non si esaurisce nella giornata di oggi, ma continuerà nei prossimi giorni. Tutto il periodo natalizio avremo un'altra giornata in piazza prevista per l'8 dicembre e poi proseguiremo all'interno della Chiesa del Soccorso, dove apriremo la chiesa nei giorni di domenica e nei giorni festivi apriremo la chiesa anche per una mostra di presepi, come abbiamo negli ultimi anni. Sì, è ormai una tradizione. Una tradizione, sì, e quindi la nostra vendita in beneficenza proseguirà fino al 6 gennaio in chiesa a Soccorso. Bene, grazie.